buonasera. Allora, io sono Paolo Virzì e lui Alberto Barbera. Che non mi dispiacerebbe per qualche giorno provare queste esperienze. Come ti collochi rispetto al cinema? Cos'è per te il cinema? È la vita senza le parti noiose. È fondamentalmente la forma espressiva più sensuale che si può avere a disposizione, proprio perché si lavora con il corpo della realtà, in un rapporto proprio fisico con paesaggi, persone. Credo che sia fondamentalmente una grande medicina. All'epoca facevo allievo di sceneggiatura, mi divertivo per polemicamente a dire che il regista non serve a nulla e citavo Rossellini che diceva la macchina appesa la mette la sarta. Ecco, non so se poi ne sia davvero tuttora convinto di questa cosa, forse no, però è stata una battaglia culturale, quella di dire conta è la sostanza che produce il linguaggio e non viceversa. Una delle cose più emozionanti di questo mestiere è proprio il cercare di catturare quel momento che magari ripetiamo tante volte sul set con delle prove, con vari shack, però percepire che quello che sta avvenendo in quel momento, ecco, è quell'unica sequenza che poi finirà dentro il film. E scrutarla attraverso la loop di una macchina da presa è particolarmente affascinante. Il cinema è una danza, è un lavorare con le energie altrui anche, quindi è un saper godere dei regali che l'imprevisto ti può offrire. E questo è anche l'aspetto per cui poi non sarai mai completamente sereno se fai questo mestiere, perché sai che ogni volta sei senza rete, sfidi un po' la fortuna, ecco. E questo è anche il motivo per cui molti registi magari non lo erano, ma poi diventano scaramantici e vanno dalle maghe. A parte l'ultimo film uscito in sala, hai fatto delle commedie, sempre delle commedie. Sì, ma non lo sapevo mica che facevo delle commedie, me l'hanno detto dopo. Io non me ne ero o perlomeno a me sembra che non sia possibile raccontare la vita alle persone se non si tengono insieme due cose contrastanti, che sono appunto l'ironia e il dramma. C'è un film sul cancro, un altro sulla disoccupazione, un altro sulla... Sì, però commedia. In bocca al lupo al Torino Film Festival che sta per iniziare la sua 33esima edizione, una delle manifestazioni culturali, artistiche più belle che abbiamo nel nostro paese. Sono orgoglioso di aver legato il mio nome per un anno a quel festival e lo sarò, e sarò sempre un innamorato di quel festival.